Ok, vediamo come capire, vedere lo spazio occupato sul disco. E per fare questo su Windows, ma anche su Mac, eccetera, ci sono parecchi sistemi. Ad esempio, una rapida ricerca su Google vi fa vedere che ci sono almeno dozzine di programmi, molti gratuiti, che permettono di fare questo mestiere. Io vi farò vedere tre velocemente. Uno si chiama Space Sniffer. Space Sniffer è questo oggettino qua che quando parte vi chiede di decidere quale disco scandagliare. Noi gli diciamo il disco C perché è quello più delicato e quindi gli facciamo fare lo start. Vedete che lui parte e fa questa visualizzazione di tutti i file che sono occupati. Alternativamente ce ne sono anche di più grafici, ad esempio c'è questo Spyglass che fa un mestiere a Margherita. E questa Margherita lo facciamo anche noi su questo PC, disco locale C, anche qua facciamo ok. E quindi vedete che questo si mette a analizzare anche lui il disco. Oppure il classico che uso io da anni ormai, che è Windirstat, questo. E questo praticamente permette anche lui di selezionare il disco e di fare tutto il giro per capire quali sono i file che occupano più spazio. Questo qui, diciamo, Windirstat è un po' un classico e fa vedere l'occupazione dei file in questa forma e fa vedere quali sono i file che occupano più spazio. In questo caso abbiamo che il 74 gigabyte dei nostri 174, quindi quasi la metà. Vedete che l'evidenza in bianco qua è occupato da file utente, che sono dei due utenti, e i due utenti sono io e l'altra persona che usa questo computer, e quindi potete anche capire chi ne usa di più. E ad esempio nel caso mio posso vedere che i miei file, la maggior parte del spazio è occupato da updata, che sono questi. Questi updata, la maggior parte sono dei local, che sono dei file temporanei usati da delle applicazioni. Vedete che qui ci sono 5 GB. Queste le possiamo pulire con il clean disk, però abbiamo anche Google che sta usando un pochino di memoria e via discorrendo. Non è detto che queste cose siano necessariamente da far fuori. Nel caso di programmi di questo tipo conviene forse disinstallare le applicazioni e la disinstallazione dell'applicazione, una volta capito che l'applicazione impiega tanto, la si ottiene andando qui praticamente sul, aspettate, così vedete voi, andiamo sulle impostazioni e sull'impostazione ci sono le app e funzionalità, quindi voi verrà così, andiamo in app, qui cerchiamo praticamente tutte le installazioni e qui possiamo vedere tutte le applicazioni e vedere quali occupano più spazio, quindi ad esempio abbiamo qui ci sono dei giochi tipo The Gallery, sono dei giochi in realtà virtuale e sono ben 20 GB, quindi magari se non ci giochiamo, non lo usiamo, possiamo anche toglierla, oppure possiamo concentrare soltanto le applicazioni che sono usate nel disco C. In questo caso c'è SteamVR che occupa tanto spazio, ma quello forse ci deve stare, ma queste altre applicazioni sul disco C potrebbero forse essere cancellate o spostate sull'altro disco. Torniamo alla nostra analisi. Quindi noi vedete che abbiamo lo Spyglass che ci fa vedere praticamente quanto spazio abbiamo occupato e qui ci fa vedere più o meno le stesse cose, quindi doppio clic ci fa vedere che 104 GB sono su users, Pacchio che sono io, abbiamo 41,52 GB. Questo spazio qua, ecco, interessante, se andiamo a vedere ci fa vedere, in questo caso è più chiaro, perché ci fa vedere che c'è uno spazio che in questo caso è occupato da Sansar, vedete questo qui, Lindenlab Sansar Client. Quindi in questo caso se noi disinstallassimo Sansar, se non lo stiamo usando, risparmierebbero almeno questi 10 GB. La stessa cosa vale per un sacco di altre cose, abbiamo i downloads e via discorrendo. L'ultimo pezzo che era questo è analogo, anche questo è il Space Sniffer. In questo caso analogamente abbiamo Pacchio Updata, quindi abbiamo le stesse informazioni, solo che è un formato un pochino più compresso. E quindi anche qua possiamo procedere ad andare col file,
tasto destro, possiamo anche andare a lavorarci direttamente, quindi aprire i file oppure aprirli. Comunque la cosa più importante è scoprire quali sono i file più importanti e cancellarli. Questo è tutto. Buonasera.